Buongiorno Presidente, è con noi il dottor Filippo Patroni Crifi, Presidente del Consiglio di Stato. Non ha bisogno di presentazioni, ma due parole proprio per introdurre il nostro ospite che ci ha concesso un'intervista. Il Presidente Filippo Patroni Crifi è stato magistrato ordinario, giudice amministrativo TAR, prima di diventare consigliere e poi Presidente del Consiglio di Stato. Ha ricoperto a lungo l'incarico tecnico di capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Funzione Pubblica con i ministri Sabino Cassese, Giovanni Mozzo, Franco Bassanini e Franco Frattini. È stato inoltre capo di gabinetto del ministro per le riforme istituzionali Giuliano Amato e capo di gabinetto della Funzione Pubblica col ministro Renato Brunetta, capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, autore inoltre di numerosi saggi scientifici in tema di diritto amministrativo, semplificazione normativa, processo amministrativo. È stato inoltre segretario generale dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, nonché membro della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Presidente, mi perdonerò, avrò dimenticato sicuramente qualcosa, spero di no. Ecco. Presidente, Patroni Crifi ha quindi una esperienza professionale e accademica veramente a 360 gradi, una conoscenza della pubblica amministrazione come credo pochi se non nessun altro in Italia. Ecco, domani presiederà la prima sessione della nostra rassegna, la quarta rassegna di diritto pubblico dell'economia che noi abbiamo voluto a tutti i costi organizzare e programmare proprio per dare un segnale positivo e ringraziamo il Presidente di aver accettato l'invito per domani. Ecco, Presidente, l'epidemia, a proposito di questo terribile periodo, l'epidemia da Covid-19 ci pone di fronte a una realtà che finora avevamo fatto in modo di non vedere, diciamo così, cioè viviamo in quella che Ulrich Beck chiama la società globale del rischio. Una società in cui anche per effetto delle conseguenze indesiderate dell'azione umana si moltiplicano i rischi, rispetto ai quali le nostre conoscenze sono, ahimè, insufficienti. Rischi finanziari, economici, connessi ai flussi migratori, terrorismo globale, le minacce per la salute derivanti dalle sempre più frequenti epidemie. Vengo subito alla prima domanda, quindi, fatta questa premessa. In questo contesto, potranno sopravvivere la democrazia parlamentare, l'integrazione europea e le libertà individuali? Beh, diciamo che è quello che speriamo noi tutti, evidentemente. La realtà, questo è un tema che è comune a tutti i cittadini e a tutte le istituzioni europee, non soltanto nazionali, evidentemente. E dobbiamo tenere presente che la democrazia rappresentativa era già in crisi prima della pandemia, quantomeno nelle sue forme tradizionali. Diciamo che la rappresentanza politica era un po' sospesa tra istanze di una democrazia partecipativa, direi forse partecipata, maggiormente partecipata nell'assunzione delle decisioni pubbliche, e soluzioni populiste in cui non si ricerca il consenso per essere legittimati a governare, ma direi si governa seguendo quello che si pensa che la gente voglia, secondo la tecnica che è stata definita di following, appunto i desiderata delle persone. L'Europa, per la verità, io credo che dopo qualche momento iniziale di incertezza abbia reagito sostanzialmente bene, però ora tocca ai singoli stati, in particolare all'Italia, fare il proprio dovere. Con le risorse che noi riceveremo dal Recovery Fund, non possiamo, come dire, prenderci la responsabilità di far fallire, la solidarietà europea. Quindi ora più che mai dobbiamo dimostrarci all'altezza di saper spendere bene le risorse, in maniera direi strutturale, non contingente. Quanto alle libertà individuali, che è l'ultima parte della sua domanda, io non credo che siano in pericolo, almeno non nel nostro paese e nella gran parte dei paesi europei. La democrazia è fatta di bilanciamento di valori e in questo momento c'è una prevalenza, una preminenza del valore della salute che però, come ha detto la Corte Costituzionale più volte, non si sottrae
al bilanciamento con altri valori di rango costituzionale. Quindi un vero e proprio bilanciamento, non c'è una preminenza assoluta, ma la necessità di un bilanciamento con altri valori della Carta. Io credo che il nostro ordinamento ci consenta di governare l'emergenza senza, debordare dai confini della legalità costituzionale. Fondamentale però credo che sia adottare sempre la massima trasparenza, sia per quanto riguarda i dati, sia per quanto riguarda l'elaborazione dei progetti di investimento e di riforma, perché solo così, cioè con la leggibilità dei dati e con la trasparenza, noi dimostriamo anche in questa circostanza di essere una democrazia, una democrazia matura. Grazie. Ecco, Presidente, la sanità è materia affidata alle regioni, però l'articolo 16 della Costituzione affida al governo gli interventi di limitazione della libertà di circolazione, in casi eccezionali, chiaramente legati alla salute pubblica. Non pensa che ci siano troppi contrasti tra regioni e governo centrale? La ricetta in realtà c'è nella Costituzione ancora una volta e non è sempre del tutto seguita, ed è quello del principio di leale collaborazione, soprattutto tra i diversi livelli di governo, che consente tra l'altro questo principio anche un coordinamento delle varie forme di sussidiarietà verticale. Se le istituzioni, io penso che se la politica sembra dare l'impressione di non sapersi sempre adeguatamente confrontare alla ricerca di quello che dovrebbe essere il bene comune, le istituzioni hanno maggiormente questo dovere e soprattutto devono non lasciarsi trascinare dalla conflittualità della politica. E per le istituzioni intendo innanzitutto le istituzioni di governo centrale, di governo regionale, di governo locale. Detto questo, però, teniamo presente che nessuno si può sottrarre alle proprie responsabilità istituzionali. La Costituzione prevede alcune materie di competenza esclusiva, tra queste c'è la profilassi internazionale, come di recente, se non sbaglio, anche Gaetano Azzariti, ma prima ancora di lui anche Sabino Cassese hanno chiarito. E la profilassi internazionale è una materia che si attaglia alla situazione emergenziale e nello stesso tempo è di competenza esclusiva dello Stato. E poi, di fronte all'inerzia dei poteri locali, esiste sempre l'articolo 120 e il potere sostitutivo, proprio in queste situazioni, in queste materie, diciamo. Grazie. Ecco, dopo la prima, purtroppo la seconda ondata, e speriamo che si fermi qui. Però con la seconda ondata sono partiti subito decreti e ordinanze a tutti i livelli, nazionale, regionale e locale. I cittadini sembrano essere sempre più disorientati, no? Tra autocertificazioni, disposizioni normative. Cosa sta mancando, secondo lei, nel rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino in questa fase? Parto dalla coda della sua domanda. Nella nostra Costituzione dobbiamo tenere presente che i diritti e i doveri sono tenuti insieme dal collante della solidarietà. Noi abbiamo sicuramente il diritto, di pretendere dai diversi livelli di governo, oltre che competenze evidentemente, trasparenza e capacità di progettazione del futuro, quello che dicevo prima. E da questo punto di vista, forse rispetto alla situazione attuale, una maggiore leggibilità dei dati che riguardano la situazione epidemiologica e al tempo stesso una maggiore, apertura al dibattito pubblico, una maggiore offerta al dibattito pubblico della progettazione del nostro futuro sarebbe auspicabile. Dall'altra parte, se noi chiediamo più trasparenza, però, come cittadini intendo dire, non possiamo nemmeno sottrarci alla responsabilità dei nostri comportamenti. Penso a certe immagini televisive di movide e quant'altro rapportate all'immagine di medici operatori sanitari sigillati in tute che curano i nostri malati. Queste immagini direi fanno male, perché una comunità senza un diffuso senso di etica pubblica, di etica di appartenenza alla comunità, secondo me non va da nessuna parte. Il senso di responsabilità che noi tutti dobbiamo avere è perché rappresenta quello che ogni cittadino deve alla comunità di riferimento.
Questo per quanto riguarda i cittadini. Cosa è che il pubblico deve, come il pubblico deve essere vicino ai cittadini? Per pubblico intendo istituzioni e politica. Essenzialmente con quello che dicevo prima, e qui vengo alla prima parte della sua domanda. Quindi con norme chiare e comprensibili, possibilmente poche, quando servono veramente, e senza utilizzare i veicoli necessari per governare l'emergenza, per portare avanti altre pur encomiabili iniziative normative, che però non possono trovare la sede contestualmente alle iniziative normative che riguardano l'emergenza, perché altrimenti si crea solo una sorta di legislazione confusa nella quale diventa difficile per tutti, istituzioni e cittadini, orientarsi. Ecco, per fronteggiare la crisi Covid, l'Unione Europea ha messo in campo delle risorse eccezionali. Ecco, se lei potesse decidere come spenderle, su cosa investirebbe? Posto che non posso decidere io e soprattutto abbiamo dei forti È il vincoli europei. gioco, Forte, esatto. sì, ma infatti io direi istruzione, sanità, infrastrutture fisiche e tecnologiche, innovazione tecnologica soprattutto applicata alle industrie e riequilibrio dei servizi sul territorio, perché credo che questa sia l'occasione buona per assicurare quello che non so perché noi, su cui ancora non ci cimentiamo. Un standard minimi di servizi sul territorio, i livelli essenziali per intenderci, dopodiché ogni discorso, anche di maggiore o minore autonomia, ha la sua legittimazione. Prima di quello, meno. Se potessi riassumere con una sola parola quello che è la risposta alla sua domanda, direi uno sviluppo realmente, puntare sullo sviluppo realmente sostenibile, che del resto è quello che ci chiede anche l'Europa. Perfetto, ultima domanda e non approfittiamo più del suo No, tempo. Ecco, in questi mesi del 2020 si è fermata la giustizia amministrativa? no. Beh, qua posso rispondere con un avverbio, mai, però le darò qualche, come dire, qualche elemento in più. Direi che sia il Consiglio di Stato, sia i tribunali regionali hanno lavorato, diciamo, senza soluzione di continuità, sia in presenza quando ci è stato consentito, sia da remoto e con la partecipazione dei difensori quando ci è stato consentito dalla norma, intendo dire, perché dal punto di vista tecnico abbiamo scoperto in qualche misura di essere abbastanza attrezzati. Grazie al il nostro processo amministrativo telematico, la formula racchiusa nell'acronimo PAT, il nostro processo è interamente digitalizzato, quindi questa piattaforma ci ha aiutato moltissimo e ha funzionato tutto sommato bene. Però mi lasci dire che questo tutto ciò è stato reso possibile anche dall'impegno dei colleghi, del personale e dall'ottima collaborazione che forse tranne un momento iniziale di smandamento comprensibile abbiamo avuto con gli avvocati, cioè abbiamo veramente lavorato tutti insieme. Accanto all'attività ordinaria, però, che in effetti non ha subito flessioni significative, quindi non abbiamo accumulato arretrato per tradurci il tutto in termini concreti, naturalmente abbiamo avuto un contenzioso che si è aggiunto relativo proprio all'emergenza, alla situazione emergenziale. Del resto questo credo sia del tutto fisiologico, perché in un momento in cui alle autorità pubbliche, in ragione della situazione emergenziale, si riconoscono dei poteri particolari, sicuramente nell'alveo della Costituzione, senza ricorrere allo stato di eccezione di schmittiana memoria, quindi però è inevitabile che occorra un controllo penetrante e tempestivo soprattutto sull'uso di questi poteri, cosa che io credo sia avvenuto sicuramente con tempestività, mi auguro anche con equilibrio da parte dei TAR e del Consiglio di Stato. E direi che il fatto che non ci sia stato giorno in questa emergenza in cui non si sia avuta notizia di un ricorso al TAR, di una pronuncia del TAR o del Consiglio di Stato, dimostri che la giustizia amministrativa
anche in questo periodo, diciamo nei limiti delle cose umane, abbia risposto all'istanza di garanzia dei diritti e degli interessi delle persone, e naturalmente però con un lavoro dove è servito di bilanciamento. In realtà il bilanciamento spetterebbe al legislatore, non al giudice, ma comunque un valore che cercasse di con una modalità che cercasse di mettere insieme i vari interessi, quasi tutti di rango costituzionale, in gioco. Benissimo. Grazie Presidente, grazie mille per il tempo che ci ha concesso. Ci vediamo domani mattina. Grazie a lei, ci vediamo domattina. Domattina per la rassegna di diritto pubblico dell'economia. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Grazie e buona giornata.